Benvenuti a Bologna. Oggi, con Musica Insieme, vi porterò a scoprire un posto e un luogo meraviglioso proprio nel centro medievale della nostra città di Bologna, e parlo proprio del complesso di Santa Maria della Vita, che pare risalga a quasi 800 anni fa. In questo momento mi trovo nella parte dell'oratorio, famoso per il transito della Vergine di Alfonso Lombardi, che sono 15 statue in terracotta, più grandi della misura naturale. Poi entriamo nella chiesa, in barocco bolognese, dove troviamo una cupola disegnata dal Bibbiena e il famoso compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca. Quest'opera è talmente drammatica che D'Annunzio lo chiamò l'urlo di pietra. Allora, Bologna, chiaramente, oltre ad essere una città meravigliosa dal punto di vista architettonico, con dei luoghi e degli stradini in centro, dei giardini che noi neanche ci immaginiamo, è una città ricca culturalmente, ricca musicalmente, ma e in questo momento ci troviamo veramente orfani di tutto questo, e abbiamo solo voglia di rivedere dei concerti dal vivo e dei teatri pieni di gente, e ci auguriamo veramente che tutto questo possa capitare al più presto. Ora lascio la parola ad un altro protagonista della stagione Musica Insieme, che vi parlerà del concerto che andremo ad ascoltare. Quindi vi lascio in compagnia della grande musica insieme a Bologna. Ciao, ciao a tutti gli amici di Musica Insieme, io sono Alessandro Carbonare e per me è un grande piacere presentare il concerto di Pietro De Maria e Massimo Quarta. Pietro De Maria e Massimo Quarta sono due vecchi amici, ahimè, vecchissimi amici, ci conosciamo davvero da tanti anni. Con Massimo suonavamo insieme moltissimo anni fa, adesso ultimamente ci siamo un po' persi, quindi sarà il caso di riprendere un po' i rapporti. Mentre invece con Pietro abbiamo fatto tantissimi progetti insieme, uno in corso anche in questi giorni, che è insieme ai fiati dell'Accademia di Santa Cecilia. Ho tantissimi aneddoti da raccontare di questi due musicisti. Musicalmente, diciamo che con Pietro, quando penso a uno dei progetti che ho fatto con Pietro, mi viene in mente sicuramente Messiaen, il quartetto per la fine del tempo, con Marco Rizzi ed Enrico Dindo. Ecco, ancora oggi mi suscita un'emozione particolare. Però ecco, Pietro De Maria per me è l'uomo delle vacanze. Dovete sapere che se voi chiedete a mia figlia, quella più grande, qual è stata la più bella vacanza della sua vita, vi dirà ancora in Sardegna, insieme alle figlie di Pietro De Maria e a Enrico Dindo. Quindi per me Pietro De Maria è l'uomo delle vacanze, quindi insomma dai, non è male. Lo ricordo per la musica, ma anche non per la musica. Il programma che eseguiranno questi due meravigliosi musicisti è fantastico. Ci sono due sonate di Brahms che non hanno bisogno di presentazione. Sono delle sonate fantastiche, e il calore del violino di Massimo sicuramente renderà la luce giusta di questi pezzi. Il brano che invece mi fa un po' di invidia è l'altro brano del programma, quindi il pezzo di Nicola Campogrande. Nicola, anch'esso, grande amico, musicista, compositore, divulgatore musicale, organizzatore musicale da tanti anni, si occupa del Festival Mito, Milano-Torino, e
Ho un ricordo di Nicola davvero particolare. 5-6 anni fa scrisse un libro molto semplice, che si intitolava Occhio alle orecchie, come ascoltare musica classica e vivere felici. Io lessi questo libro, si legge davvero in pochissimo tempo, e immediatamente scrissi un messaggio a Nicola perché lo trovai assolutamente geniale. Perché è facile parlare di musica e bearsi nelle parole difficili, mentre invece è molto più complicato parlare di musica classica, fare amare la musica classica a un pubblico che magari non ascolta la musica classica giornalmente e farlo con le parole semplici. E Nicola in quel libro ci riuscì alla grande e io davvero gli scrissi un messaggio di una stima immensa perché davvero riuscì a fare una cosa che pochi fanno. Io naturalmente questa sonata non l'ho ascoltata perché è una sonata in prima esecuzione, ma se tanto mi dà tanto sarà come Nicola quando divulga la musica, quindi apparentemente facile ma estremamente profonda nei contenuti. Quindi sono sicuro che questa sonata scritta da Campogrande sarà proprio così, apparentemente facile ma ci sarà parecchio da ascoltare, quindi vi invidio voi che potrete ascoltarla appunto grazie a Musica Insieme. E invidio anche questi due musicisti che suonano insieme perché? Perché la musica si fa insieme. Thank you.
Thank you.
Thank you.